In questo momento a Bergamo il primo ministro sta commemorando le morti e comunque che hanno falcidiato appunto Bergamo. In analogia, i comuni del Casatese hanno condiviso questa cerimonia e in queste ore ogni comune appunto del Casatese sta ricordando le vittime del Covid del singolo paese. E per dare un senso anche di speranza e di fiducia, come elemento simbolico, benediremo l'ulivo qui accanto e ricorderemo quindi tutti i morti. Ecco perché do subito la parola al parroco Don Giovanni Colombo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È questo un momento di meditazione e di preghiera a suffragio di tutti i nostri cari defunti a causa della pandemia. Il Dio nostro Padre li accolga nella pienezza della sua comunione di vita e nella gioia senza ombre che è riservata ai giusti. Preghiamo. Signore Gesù, che per donare agli uomini risurrezione e vita, con decisione misteriosa e mirabile, hai voluto rivestirti di umana carne e morire per noi sulla croce, apri a tutti i nostri fratelli defunti per Covid le porte del Regno dei Cieli e concedi loro di restare in eterno con te, Redentore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Benediciamo adesso allora questo ulivo che poi sarà piantato, come diceva il sindaco, come segno di speranza e di fiducia. Il 18 marzo non è un giorno a caso. È il giorno in cui Bergamo e l'Italia hanno pianto, il giorno che ha cambiato la storia. È proprio all'imbrunire di quella sera ad inizio primavera 2020 che i camion dell'esercito attraversano la città con a bordo le bare dei morti che il cimitero monumentale non riesce più ad accogliere. Una foto stampata nel cuore e negli occhi di tutti, che ha fatto il giro del mondo. Con voto unanime, il Parlamento ha istituito proprio il 18 marzo per fare memoria ogni anno delle persone falcidiate dal Covid. Oggi Barzago, con i comuni del Casatese, si unisce al ricordo sobrio e commosso di Bergamo e dei Lombardi. Lo fa con il parroco Don Giovanni, il capogruppo Alpini Gerardo, la delegazione della Croce Verde e Protezione Civile di Bosisio, il proprio agente di polizia locale Stefano Panzeri, in rappresentanza di tutte le istituzioni e gli enti che stanno combattendo questa pandemia. Attraverso il tricolore che indosso, voglio altresì far partecipare a questa cerimonia tutte le associazioni di volontariato e i singoli cittadini di Barzago, tra cui molti giovani che continuano da oltre un anno a supportare i servizi comunali verso le famiglie in difficoltà. Tra il 2020 e il 2021, 9 famiglie di Barzago, Bevera e Verdegò hanno perso un loro caro a causa di questo virus. Quest'ulivo benedetto poco fa
è a loro dedicato e resterà come memoria per il nostro paese. L'ulivo è segno di speranza, di pace e di resistenza alle avversità. Sarà piantumato, crescerà forte e sano. Lo affido pertanto alle cure di tutta la comunità barzaghese. Cure e certezze per il futuro è quello che i barzaghesi si attendono ora che le varianti del Covid fanno paura, che la Lombardia si ricolora di rosso e i vaccini si contano ancora col contagocce e ci sono evidenti rallentamenti. Si chiede un cambio di passo. Si chiede un sistema sanitario territoriale più vicino ai cittadini, più celere e meno macchinoso. Ecco perché i sindaci hanno preso di petto la questione e stanno attivando nuovi punti vaccino dislocati nel territorio, raggruppando più comuni e unendo le forze. Entro fine mese, per i cittadini del Casatese, partiranno le vaccinazioni nella struttura sanitaria di Monteregio, in modo da alleggerire la pressione sugli ospedali di Lecco e Merate. I sindaci hanno chiesto ed ottenuto la disponibilità dei medici del paese. Da ieri sera stanno pervenendo altresì le adesioni volontarie dei nostri giovani studenti che saranno impiegati per l'inserimento dei dati e la registrazione al computer. Anche il gruppo giovani Quasi Amici di Barzago ha aderito. Grazie ragazzi e ragazze. Il prefetto di Lecco in questi giorni sta organizzando e coordinando i vertici del sistema sanitario locale con le rappresentanze di Confindustria per iniziare a vaccinare direttamente sui luoghi di lavoro, ricevendo una risposta positiva dai nostri imprenditori. È il prossimo step. È corretto completare le vaccinazioni dei nostri anziani, ci mancherebbe, e dei soggetti più fragili per garantire serenità alle loro famiglie. Ma è altrettanto urgente procedere con le categorie produttive dei nostri paesi. I lavoratori di alcuni settori, pensiamo a quelle delle coltivazioni, dell'allevamento, della manifattura, non hanno potuto mai fermarsi, mettendo talvolta a rischio la propria salute. Il monumento alle nostre spalle simboleggia l'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Oggi più che mai occorre tutelare prima possibile i lavoratori. Deve mettere al sicuro chi produce e chi crea lavoro. In tal modo anche la nostra economia non ne risentirà e il futuro di molte famiglie e di imprese sarà più sereno. Uniamo le nostre forze, superiamo le lungaggini burocratiche, ritroviamo l'unità nazionale e la fiducia nelle istituzioni e nella scienza, nelle eccellenze mediche dell'Istituto Spallanzani di Roma o dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In tal modo usciremo prima da questo difficile periodo della nostra storia. Dobbiamo questo impegno e questo sforzo aggiuntivo alle famiglie dei barzaghesi che hanno perso un loro caro. Lo dobbiamo ai nostri alunni e ai loro insegnanti, ai ragazzi che faticano a ritrovarsi, agli anziani che non vedono da mesi i loro familiari. Lo dobbiamo infine a noi stessi. Avanti tutta con le vaccinazioni. Così facendo onoriamo la memoria di chi ci ha lasciati e pensiamo a investire sul nostro futuro. Grazie a tutti per l'attenzione.